Ciao Screen Wakers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Il nuovo film di Matthew Vaughn è in arrivo, il prossimo 1 febbraio potremo vedere sul grande schermo Argylle, la super spia, uno spy thriller dal gusto internazionale che vanta un cast incredibile. Bryce Dallas Howard è la protagonista del film nelle vesti di Ellie Conway, autrice di una saga di romanzi di spionaggio incentrati sull'agente segreto che dà il titolo al film, Argylle, interpretato da Henry Cavill. La sua tranquilla e, diciamolo, un po' noiosa vita da scrittrice slash gattara verrà stravolta quando le trame del suo ultimo libro inizieranno a sovrapporsi a quello che sembra un reale complotto internazionale. Ma cosa è reale e cosa invece è soltanto finzione? Accanto alla Howard e a Cavill, il cast conta anche Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Richard D. Grant, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Boutella e Samuel L. Jackson. Wow! Il regista di Kingsman e Kick-Ass, Matthew Vaughn, torna dietro la macchina da presa in un film che cercherà di rompere i cliché del genere e che ambisce a disattendere continuamente le aspettative degli spettatori, ma anche a stupirli con sequenze d'azione adrenaliniche. E ci ha pure visto lungo, perché questo è solo il primo film di una trilogia. Bryce Dallas Howard ha già lavorato con Vaughn in Rocketman, dove ha interpretato la madre di Elton John. Per poco non partecipò anche al suo Stardust, ma dovette rinunciare dopo essere stata inclusa nel cast di Spider-Man 3. Proprio Spider-Man 3 di Sam Raimi nel 2007 fu il film che le donò la notorietà a livello globale, pochi anni dopo il primo ruolo da protagonista sul grande schermo con The Village nel 2004 di M. Night Shyamalan. Figlia d'arte, nata da papà Ron Richie Cunningham Howard il 2 marzo 1981, Bryce si fa notare fin da subito per le sue grandi capacità attoriali ed esce ben presto dall'ombra del padre, arrivando anche a guadagnare una nomination al Golden Globe nel 2008 per il film As You Like, come vi piace, ispirato all'omonima commedia di Shakespeare, diretto da Kenneth Branagh. Fra le sue prime esperienze anche Manderley di Lars von Trier, dove sostituisce Nicole Kidman nel ruolo di Grace, protagonista anche del precedente Dogville, e Lady in the Water, che invece è di Shyamalan. La ritroviamo poi nella saga di Twilight, dove prende il posto di Raquel Lefevre, nel ruolo di Victoria. La troviamo poi in The Help, in un insolito ruolo da villain, diciamo, ed anche in una puntata della serie cult Netflix Black Mirror. Nel 2015 entra a far parte del cast di Jurassic World, quarto capitolo della saga Jurassic Park, nel ruolo di Claire Tiering, iconica quanto trash la sua corsa sui tacchi a spillo. Ruolo che riprenderà nei due sequel Jurassic World, Il Regno Distrutto e Jurassic World, Il Dominio. Non si lascia scappare nemmeno l'occasione di essere la protagonista di un film Disney con Il Drago Invisibile del 2016. Non contenta del suo successo come attrice, Bryce ha tentato di ripercorrere le orme del padre come regista. L'abbiamo vista dietro la macchina da presa in vari corti, nel docufilm Dals ed anche in alcuni episodi della serie Star Wars The Mandalorian, nonché uno della serie The Book of Boba Fett. Sì, esatto, Bryce fra Marvel, Star Wars, classici Disney non tradizionali, dinosauri, vampiri e film d'autore ha fatto veramente di tutto! La prossima occasione per rivedere Bryce Dallas Howard sul grande schermo è il 1 febbraio in Argylle, la super spia di Matthew Vaughn. Ma voi dove avete conosciuto Bryce Dallas Howard e in quale ruolo la preferite? Fatecelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social al canale di Screen Week se ancora non l'avete fatto e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!